Posticipo, è vero, alle 20:30 noi chiediamo conferma a chi? Guardate com'è teso il capitano delle Stanze Polcro, Andrea Chiasserini. Buonasera. Ah, ti sei già sciolto, col buonasera ti sei già sciolto, perfetto. Già sciolto. Senti, però Andrea, ci canti qual era il coro? Sì, sì, sì. A fine partita? Sì. I nostri tifosi? Sì, sì, sì. Col movimento proprio? Sì, sì. Poi te lo facciamo ballare. Andrea Chiasserini è talmente teso prima dei suoi gol che ha dovuto anche andare in bagno, ora lo vedete più rilassato, tranquillo. Ora sto meglio. Ce li guardiamo i tuoi gol? Guardiamo. Insomma, prima che facciamo, Andrea? Prendiamo un caffè con Joe Cup. Grazie. Un applauso anche per Andrea Chiasserini, fra l'altro quel calcio di punizione che ci siamo visti con la San Giovannese è scuola Gorini, giusto? Sì, mi ha insegnato l'anno scorso io. Qualche ripetizione nel dopo allenamento. Davide Mezzanotte immagino non possa insegnarti a calciare no, le punizioni. No, sì, quindi. Come fa? Impossibile, impossibile. Te li ricordavi i gol di Andrea? Perle, insomma. Sì, quelle, sì. Quelle rare. Rare, sì, ma pesante. Rare, forse non lo ricordavo. Dai. Sì, eh? Sì. Quello del testa è il più bello di tutti. Ne manca 5-6. Però chiariamo subito. Allora qui il gol di Andrea Chiasserini agli esordi. C'è un gol con il Gavorrano. Ha quanto? 17-18 anni, che è un po' come un gol di Fausto Fioroni ai suoi tempi, insomma. Bravo, siamo lì, capito. Diciamo, ecco, sì, sì. Introvabile, lo vuoi descrivere in diretta? Descrivici l'azione proprio. No, la particolarità è solo una, che feci gol al mio amico Matteo Vaccarecci, quindi... E come era venuto il gol, te lo ricordi l'azione? Sì, uno stop, stop, niente stop, respinta all'immezzo dell'aria e tiro... L'assist non te lo ricordi, eh? No, l'assist era uno di loro. Non ci sono i testimoni. Abbiamo però Andrea un altro, l'ultimo filmato, no, poi ci salutiamo, facciamo il selfie finale. Ancora. Sì, guarda, questo ce lo commenti tu, vai, lo guardiamo, audio originale e poi torniamo con te. Abbiamo visto tre carpe, ora chiedo a te, sì, insomma, chi siano. Sì, noi abbiamo anticipato tutti, il Napoli, la Juventus, sì, noi abbiamo fatto 2 o 3 anni prima, quindi ringraziamo Davide Mezzanotti in arte Panichi, sì, che era il protagonista della prima carpa, e poi c'era Stefano Terzini che... ha dato il suo gran contributo comunque come secondo attore protagonista, diciamo, non indifferente, perché anche lui ha fatto un gran pezzo. Però stagione 2014-2015, se non sbaglio. Sì, erano altri tempi, erano bei tempi, quelli eravamo già salvi da 10 giornate. Forse quindi... è questo che ha mancato quest'anno. Giacomo Gorini faceva la carpa anche lui? Sì, sì, anche lui. Sì, anche lui. Beh, quella ci manca. No, lui di lui faceva farla agli altri. Ah sì, insomma. Fa il pesce in barile lui.